Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Spesso ho sentito dire che i musicisti odiano i cantanti perché li ritengono un po' ignoranti in materia musicale. E purtroppo a volte hanno ragione. Cantare in libertà. Quando un musicista parla di tonalità, ad esempio, non sa che cosa significhi meno 1, meno 2, più 6, come il karaoke. Oppure se un musicista parla di levare o battere, non ci dobbiamo levare niente o battere su qualcosa. O se ci parlano di armonie, intervalli, dinamiche. Noi dobbiamo assolutamente sapere di che cosa stanno parlando. I cantanti, per fortuna o purtroppo, hanno avuto un dono, che è quello di avere una bella voce, di essere intonati, e non hanno bisogno di fare tutti quegli studi che invece i musicisti devono fare per poter suonare una canzone. Vi spiego meglio. Se un pianista deve suonare Mozart, si mette a pianoforte e inizia facendo le cadute. facendo gli esercizi piano piano, imparando una nota alla volta, fino a che piano piano, dopo anni di studio, riuscirà a suonare quello che gli piace. Mentre per un cantante, se un cantante piace una canzone di Giorgia, la può cantare subito. La canterà bene o male, ma la può cantare subito. Proprio per questo, tutti i musicisti che hanno fatto e hanno affrontato tantissimi anni di studio, un po' ce l'hanno con i cantanti che invece sono sempre un po' svogliati e che tanto io canto. In realtà tantissimi cantanti invece poi studiano e ne sanno tantissimo, però è importante che almeno un linguaggio musicale si conosca almeno nelle basi. Tranquillo, non è mai troppo tardi per imparare la musica, quindi io ho deciso nelle prossime puntate di dedicare un po' di tempo alla conoscenza della teoria musicale dell'armonia e lo faremo in modo simpatico e divertente, come sempre. Glielo facciamo vedere noi ai musicisti. Come si permettono di odiarci? Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.